Amici ed amiche di GCN Italia, ben ritrovati da parte di Ala Marangoni per la sintesi del trofeo Matteotti, giunto alla 72esima edizione, circuito di 15 km da ripetere 13 volte. Siamo nel cuore di Pescara e il percorso, il circuito, presenta alcune asperità che sicuramente faranno selezione. Una premondiale davvero interessante. Vanno all'attacco dopo 38 km questi 5 uomini: Trentin, Fabbro, Amador, Savini e Dubey. 5 corridori che pedalano forte perché hanno raggiunto un vantaggio massimo di 4 minuti e 10. Il gruppo poi ha reagito e ha dimezzato il gap. Vediamo molto attivo dietro Simone Velasco, ma davanti c'è grande collaborazione. Ci sono due uomini della nazionale. Sicuramente in questo caso Fabbro si dovrà sacrificare per Matteo Trentin. Da dietro ci provano ancora Velasco e qui vediamo davanti a lui Shalunov, russo della Gazprom. Un giro alla conclusione. Il vantaggio è abbastanza rassicurante per questi 5 uomini. Vediamo a 1.45 Velasco e Shalunov, poi il gruppo forte ancora di una cinquantina di unità, forse qualcosa meno. Gruppo a 1.58. Collaborano tutti i componenti di questa fuga. Matteo Trentin, reduce dal Tour of Britannia, la quale ha portato a casa un secondo posto in classifica dietro al fenomeno Van der Poel, è un successo di tappa. Vengono raggiunti dal gruppo Velasco e Shalunov. Guardate Fabbro, il giovane corridore della Katusha, primo anno da prof, come tira, come lavora per il capitano Matteo Trentin. Ci prova Aking da dietro, dietro non c'è sosta, non tirano regolari, ma è un continuo contrattacco. Se ne vanno Aking, Simon Clark e il nostro Davide Formolo, un altro componente della nazionale italiana. Vediamo Clark impegnato particolarmente, il vantaggio della fuga si è ridotto, ma siamo negli ultimissimi chilometri, 1.300 all'arrivo. Fabbro si sacrifica, vediamo Formolo prova a staccare Aking e Clark all'ultimo chilometro per provare a rientrare da solo, ma è troppo tardi. Se la giocano questi 5, parte lungo Savini, parte lungo, reagisce subito Trentini che non gli prende neanche la ruota, tira dritto e va a vincere in maniera netta il trofeo Matteotti. Trentin capace di vincere volate di gruppo, per lui è un gioco da ragazzi, alzare le braccia al cielo, va a vincere davanti ad Amador e Savini. Vittoria veramente importante per lui, perché è di buon auspicio per il mondiale. Manca solo una settimana al grande evento, quindi vediamo l'ordine d'arrivo: Matteo Trentin davanti a Amador, Savini, Dubey, Fabbro, Van Marche, Belletti, Colbrelli, Gauthier e Martinez. Dicevamo vittoria di buon auspicio per gli azzurri, speriamo porti bene per domenica prossima. Dalla Marangoni è tutto, arrivederci alla prossima sintesi, ciao!